Bentornati sul canale ragazzi, io sono Donny, oggi ci troviamo ancora in albergo qua a Vienna, se ci sarà un po' di casino scusate ma ci sono dei cavolo di bambini che continuano ad urlare nel corridoio, ma fa niente, e oggi andremo a vedere insieme i classici due video, partiamo dal salato e poi il dolce, i classici due video dove parliamo di che cosa mangiare nel posto dove ci troviamo, quindi Austria, quindi Vienna. Partiamo con il salato. La prima cosa, ragazzi, della cucina viennese o comunque austriaca sono i Würstel. Allora, utilizzano Würstel sia tedeschi, che sono quelli grigiastri, se avete in mente, o comunque ce n'è una selezione abbastanza ampia, e poi ci sono quelli viennesi tipici che dentro sono Würstel normali fuori, quelli che conoscete anche voi, e dentro hanno una crema al formaggio, ragazzi, una salsa che non so se li avete mai assaggiati, quelli della Woody mi sembra, che vendono in Italia col formaggio dentro. Ecco, sono quelli molto più grossi, molto più buoni anche, e vi fanno praticamente gli hot dog in giro per strada facendo una baguette così bucata con dentro il würstel e la senape. Spettacolari, ragazzi, una cosa. Manco ve la racconto. Comunque, se venite, provateli perché è una roba ultra tipica. Prendete quelli viennesi. Secondo piatto, ragazzi, top, 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 che a me piace un sacco, è la Wiener Schnitzel. Quindi la. Tradotto letteralmente la cotoletta viennese. Si dice che la cotoletta nasca qui. E io da milanese mi sento un po' trafitto nel cuore, ma in realtà è proprio così, ragazzi. Quindi le cotolette migliori che potete mangiare le mangerete a Vienna. La Wiener Schnitzel classica è fatta di maiale, non di vitello o di manzo, perché le vendono anche di quel tipo. Però quella di maiale è quella ufficiale, che se volete assaggiare quella vera, è di maiale, non costa assai. Vi ho già consigliato nei vari video, ve ne ho fatto uno dedicato alla Wiener Schnitzel, dove andarla a mangiare. Vi lascio il video da qualche parte perché è veramente buona. Viene una cotoletta veramente molto sottile, ragazzi, che è fantastica. Cioè, il sapore è ultra croccante, cotta da Dio. Cioè, fanno delle cotolette veramente che anche io da milanese non ne ho mai mangiate così buone. Nonna, scusami. Terza cosa, ragazzi, troviamo il goulash. Anche qui vi ho dedicato un video appositamente solo per quello, quindi solo goulash. Siamo andati a mangiare il miglior goulash di Vienna, anche se poi ne ho trovato un altro che era altrettanto buono. Ma comunque, che cos'è il goulash? Il goulash è la spalla, mi sembra, di manzo che viene fatta. Avete presente spezzatino? È fondamentalmente dello spezzatino, quindi la parte magra del manzo, che viene fatta poi rosolare insieme a delle salse e tanti intingoli, tra cosine varie, tipo la cipolla, aglio, un po' di pepe, poi loro ci mettono paprika se non erro, insomma viene fuori il goulash, che è tipico ungherese in realtà, che però essendo così ha preso molto piede anche qua in Austria, e a Vienna si mangia un goulash veramente veramente buono. A me è piaciuto un sacco. Sapore, se lo trovate buono buono o andate da Goulash Museum come vi ho consigliato nel video, costa tanto perché ve lo fanno di filetto, però è veramente spettacolare. Quarto posto, ragazzi, troviamo una cosa un po' particolare, si chiama Frittatenzuppe, che come capirete da soli c'è della frittata e c'è una zuppa. Allora, qua a Vienna, in Austria o comunque nei paesi dell'est in generale, usano molto prima di iniziare il pasto un consommé, quindi una zuppa o comunque qualcosa da mangiare di caldo prima di cominciare. Ne fanno di mille tipi, alla cipolla, cremose, quelle meno cremose. Insomma, ce ne sono di tanti tanti tipi diversi. Una tipica è appunto la Frittatenzuppe, quindi è una zuppa anche qua piena di cipolla e menate varie, che è pesante, alla cucina viennese, ragazzi, è pesante. E poi ci sono delle striscioline di frittata al suo interno. Non mi fa impazzire, ragazzi, diciamola così. Diciamo che tra tutto quello che abbiamo detto, questa è la cosa che meno mi emoziona, ecco, diciamo che meglio di no. Le zuppe buonissime, ma questa no. Cioè, non per me almeno. All'ultimo posto, ragazzi, troviamo il Rostbraten, che come dice il nome, c'è dell'arrosto, quindi carne arrosto buonissima, ovviamente, però come viene condita è praticamente un pezzo di arrosto solito, come potremmo fare noi, quindi qualche fetta, qualche cosa così, avvicinata da che cosa? Da panna acida e verdure.
hanno tanto questi accostamenti qua, cioè sapori abbastanza acidi con sapori un po' più morbidi. Anche questo a me, ragazzi, onestamente non mi ha fatto impazzire, perché per me l'arrosto è arrosto, punto. Non c'è panna acida, non c'è roba sopra, c'è solo quella bella salsina, avete presente, dell'arrosto, e finisce lì, no? Non so voi. Comunque, ragazzi, questi erano i 5 piatti che dovevate assolutamente provare se venivate a Vienna o comunque in Austria, Vienna soprattutto. Avranno, se vi piace bere, un sacco di birre, vi faranno un sacco piacere. Io non ne bevo, però ne hanno veramente mille tipi diversi, e in generale la cucina riguardante il salato viennese e austriaca mi è piaciuta un casino. Infatti mi sto rovinando tra hot dog, tra schnitzel, tra goulash, tra chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, è stata veramente una settimana molto intensa, è stata più una vacanza culinaria che una vacanza normale. Abbiamo mangiato davvero un sacco di cose diverse, siamo andati anche al ristorante stellato, uno dei migliori ristoranti al mondo, che è qua a Vienna. Vi lascio il video da qualche parte se ve lo volete andare a vedere, merita, perché abbiamo mangiato delle cose ultra particolari. Con questo, ragazzi, io direi che questo video lo chiudiamo qui, ci vediamo al prossimo. Se ti sono stato utile, ricordati di iscriverti, lasciarmi un like, mettere un commento, che mi fa sempre piacere, e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao!